ci mettiamo a dieta. La prima settimana va alla grande, e va alla grande anche emotivamente perché io vedo che la bilancia comincia a scendere. La seconda, la terza è. Ma poi quando siamo sul lungo tragitto, quello lungo, quello che tipo per una come me è durato quasi 5 anni tra dieta e mantenimento, nel lungo tragitto poi qualcosa potrebbe non andare. Si dice che il dimagrimento parte dalla tavola. Io mi fermo, faccio un passo indietro e dico, il dimagrimento parte dal supermercato, perché io le cose a tavola da qualche parte le devo prendere, no? Il trucco per vivere bene, per dimagrire chi vuole dimagrire, per essere anche consapevoli di quello che stiamo mangiando e della società nella quale noi viviamo, è leggere le etichette. Sono messe lì per essere lette. E non c'è bisogno di una laurea in medicina o scienze della nutrizione per leggere le etichette e renderci conto di quello che stiamo comprando. Sarebbe straordinario se tutti avessimo competenze mediche o comunque ben strutturate su tutti quanti gli argomenti, ma non possiamo esserlo. Fatto sta che la spesa in ogni caso tutti la andiamo a fare. Le etichette orientano le nostre scelte, ma sono regolamentate dalla legge. Infatti devono essere sia chiare che leggibili. Dove sta l'inghippo? Che certe scritte in confezione messe lì proprio sul davanti, belle grandi grandi, attirano e inducono all'errore. Siamo sicuri che quel prodotto sia un buon prodotto? Perché c'è scritto qualcosa di enorme, coloratissimo, e attenzione anche ai colori con i quali vengono scritti certi messaggi. Con olio extravergine d'oliva, senza olio di palma. Zero senza zuccheri aggiunti. Io adoro quando leggo senza zuccheri aggiunti. Quanti si sono chiesti che cosa significhi la frase senza zuccheri aggiunti? Quando troviamo questa benedetta frase, l'etichetta non, quindi non, deve riportare ingredienti quali? Zucchero, succo di mela, succo d'uva, malto di mais, malto di riso, e questi sono soltanto alcuni esempi. Esempio, quando si dice ma era solo un tè freddo, la camomilla. Questa è una camomilla solubile che si trova molto serenamente al supermercato. Ingredienti: zucchero, estratto totale secco di camomilla il 5%. Gli ingredienti segnati in etichetta sono messi in ordine di quantità, quindi il primo ingrediente è l'ingrediente con una maggiore presenza all'interno dell'alimento, quindi c'è più del primo ingrediente che dell'ultimo ingrediente. Leggendo l'etichetta apprendo che di questo per ogni bustina il 5% è camomilla, il restante 95% è zucchero. Ogni bustina pesa 5 grammi. Il 95% di questi 5 grammi è zucchero, il 5% è camomilla. Questo è un esempio. Di certo, una bustina di questo non inficia tutta una settimana di dieta, ne sono sicura di quello che sto dicendo. Ma se io leggo le etichette mi rendo conto che non sto comprando una camomilla che posso bere amara, sto comprando dello zucchero. È anche molto caro. Stessa cosa vale per molte bibite a base vegetale. Cosiddetto latte di riso, latte di avena, latte di nocciola, tanti dice, ma sono buonissimi, sì, ci credo, c'è zucchero. Diciture come con olio extravergine d'oliva. Allora, sicuramente sempre meglio di altri tipi di grasso, ma non ne sono sicura al 100%, devo essere sincera. La dicitura zero, per favore, leggi le etichette delle bevande con la dicitura zero. Quelle con l'arancia non possono essere a 0 calorie, soprattutto se inseriscono arancia. Ce ne sono tante che hanno la dicitura zero, bibita frizzante, zero, no, non è zero, non è vero. Leggi l'etichetta perché non è zero. Anche quando leggiamo senza saccarosio, non contiene lo saccarosio, ma contiene glucosio, maltosio, fruttosio, osio. E quindi, ritorniamo lì. Io leggo la scritta light, che mi intende leggero. Dico ok, sono a dieta, posso mangiare serenamente questa cosa light perché non contiene saccarosio, ma ne contiene altro, qualcosa lo deve dare il dolce. Almeno che una poi dice, io non riesco a rinunciare assolutamente al dolce, utilizza poi dei dolcificanti chimici, io su quello non dico una parola. La stessa cosa vale per il miele.
credo che ormai sia noto a tutti come venga prodotto buona parte del miele, è perché un miele abbia un prezzo e un altro miele costa anche 10 volte tanto. Non è soltanto la piccola produzione che lo deve fare per non affogare, è la piccola produzione perché produce realmente miele. O le patatine light, sono sempre patatine. Rispetto ad altre hanno un tipo di lavorazione diverso, ma sono sempre patatine. Quindi questa scritta light, ma che cosa significa? Dobbiamo chiederci perché stanno scrivendo light, perché non mi fa ingrassare, o peggio, come sento dire fin troppo spesso, mi fa dimagrire. Ma tu pensi che esistesse veramente un alimento che faccia dimagrire? Una bibita, un sostituto di pasto, una barretta? Ma tu credi che veramente, se queste cose funzionassero veramente, ci sarebbe ancora obesità nel mondo? Io ho i miei seri dubbi, ci vado per logica, eh? Tra l'altro, se ci fai caso, i prodotti light, diet, senza questo e senza quello, tendenzialmente costano pure molto di più di tutti gli altri. E sempre se ci fai caso, hanno molti più ingredienti. Ti invito la prossima volta che vai al supermercato a leggere gli ingredienti di tutti, cioè ti devi prendere un po' di tempo di leggere gli ingredienti del pesto, quelli in barattolo di vetro, non quelli in banco frigo, oddio, avrei anche da ridire anche su quelli, ma quelli in barattolo in vetro. Il più divertente è quello vegano. Quello è il più divertente di tutti, perché se vuoi rendere del pesto vegano seguendo la ricetta tradizionale, liguri, correggetemi per favore, se lo vuoi rendere vegano basta eliminare il formaggio. Lì invece c'è il tofu. Liguri, ribellatevi, ci avete ragione, se vi ribellate io vengo con voi a fare protesta. Il tofu nel all seitan, non mi ricordo, nelle due, nel pesto. Per dare consistenza basta mettere mezza patata bollita, voglio dire, se è quello il problema. Ma leggi gli ingredienti presenti nel pesto. Non c'è motivo di mettere tutti quegli ingredienti. E tu dici, che vuoi che sia un cucchiaino di pesto? Lo sai qual è il punto? Che vuoi che sia questo, 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 all'interno della stessa giornata, e viviamo di ma che vuoi che sia. Non funziona proprio così. Ecco perché certe volte non si riesce a dimagrire. Ho i succhi di frutta. Io c'è scritto succo di frutta, diet, bang. Leggi gli ingredienti, osserva, c'è sempre dello zucchero. O anche quando non c'è scritto diet o light, cose del genere, c'è dello zucchero. Guarda, io ti posso dire, tranne quelli con il 100% frutta, dove non viene aggiunto niente, che sono quelli fatti con il pompelmo, l'arancia, l'ananas, questi devo dire che nel banco spesso si trovano senza zucchero realmente, ma perché la frutta è già dolce di suo, quindi già contiene dello zucchero, cioè c'è nella frutta, c'è lo zucchero. Tutti gli altri, intanto il primo ingrediente è acqua, quindi è acqua aromatizzata con la frutta. Poi c'è zucchero, ma basta leggere, ce l'hai sotto gli occhi. Quindi che cosa abbiamo fatto, che cosa abbiamo concluso? Se poi dici è soltanto un bicchiere di succo di frutta. Allora, le mie personali regole, che ho già detto in tante occasioni e in anni passati. Leggendo gli ingredienti di qualcosa, mia nonna lo comprerebbe? Nel senso, mia nonna non era una che leggeva le etichette, mia nonna comprava punto e basta, però obiettivamente se mai si fosse soffermata a leggere le etichette, ma questo lo riconosci nonna, ma questo lo riconosci, ma questo lo riconosci nonna, ma per fare i biscotti obiettivamente ne dobbiamo mettere tutte queste cose. Quindi pensando a mia nonna mi regolo, ma non tanto alla reazione di mia nonna messa lì che legge le etichette, perché ti ripeto, lei era una che comprava e basta, ma lo conosci? No, bene, lo poso. E questa è una regola facile ed efficace soprattutto. Dovremmo anche stare molto attenti alle tradizioni. Sushi buono per quanto possa essere al palato di tantissimi, ma tu sai come si prepara realmente il sushi? Noi viviamo in un paese con una tradizione culinaria straordinaria. Abbiamo un pomodoro invidiato in tutto il mondo, abbiamo un grano straordinario. Stiamo attenti alle nostre tradizioni. Guarda, l'ultima cosa che mi rendo conto che in una vita frenetica è molto complesso, che è un'abitudine che io ormai ho fatto mia. Proviamo a cucinare più possibile noi. Acquistare già pronto, sì, ok, io stessa prendo delle zuppe, delle minestre surgelate, ma come vedi quando ne parlo nei vlog, li faccio vedere in alcuni video di Casa Superstar, io mi soffermo anche sempre sugli ingredienti.
Ma proviamo a cucinare più possibile noi in casa e comprare meno che si può prodotti industriali di qualsiasi tipo. Io ti dico soltanto una cosa, io ho perso poco più di 80 kg non contando un solo giorno le calorie che stavo consumando o bruciando. E 80 kg li ho persi. E i medici che mi hanno seguita e con i quali mi sono sempre confrontata mi hanno trasmesso esattamente questo: non guardare quante calorie contiene un alimento, guarda cosa contiene quell'alimento, che è decisamente diverso. Però dovremmo imparare a leggere anche le tabelle nutrizionali, è importante tanto quanto. Non dimenticare di iscriverti per non perderti i prossimi video, che saranno bio, conta delle calorie e vegan. Ci vediamo dopodomani nel prossimo video. Ciao!